altrimenti non riusciamo ad organizzarci, però sarà possibile fare le domande attraverso la nostra chat e riceverete le risposte in diretta da Michelina, che l'ultimo quarto d'ora lo dedicheremo alle domande e alle risposte. Michelina, allora io ho già parlato troppo, possiamo iniziare perché ho visto, stavo perdendo qualche altro minuto perché sto vedendo che ci sono altri colleghi che stanno entrando in piattaforma. Però io direi che possiamo iniziare. L'argomento di oggi è un argomento molto, molto importante, molto interessante, perché creerà, diciamo che è uno dei 100 problemi che avremo fra una decina di giorni, quando torneremo negli studi e quando andremo dentro gli uffici giudiziari, perché a mio avviso il problema è enorme anche da un altro punto di vista. È quello che sta succedendo con la possibilità di fare le udienze a distanza in videoconferenza. Bisogna standardizzare, bisogna creare un unico sistema. È impensabile, per esempio, vedere sistemi diversi applicati da ogni presidente del tribunale o dai vari consigli dell'ordine. Ecco, probabilmente dovremmo spingere il Consiglio Nazionale Forense e gli ordini dei presidenti degli ordini d'Italia a spingere tutti i presidenti dei tribunali, delle corti d'appello, di utilizzare un unico sistema, perché se no staremo in un mare di guai, anche perché purtroppo, da quello che sentiamo, non credo che la settimana Sì. dal 5, dal 5 saremo tutti quanti fuori a passeggiare. Noi vecchiarelli, mi metto io naturalmente, non no, voi colleghi, addirittura ci costringeranno a stare chiusi in casa. La domanda che mi facevo, io faccio l'avvocato, ho superato una certa età perché ce l'ho l'età abbastanza, potranno bloccarmi? Boh, credo di no però, perché se l'attività professionale È è consentito. libera ed è, non potranno bloccare gli avvocati oltre 60 anni, ma questa era una delle domande. Michelina, allora io ti lascio il microfono, come si dice, puoi iniziare. Bene. Allora, grazie intanto Domenico per l'invito. Questo è un argomento di grande attualità. Proprio questa mattina è stato approvato un protocollo che riguarda proprio la sicurezza nei luoghi di lavoro, quindi è fresco fresco, ma ne parleremo nel proseguo della trattazione. Allora, dato che alcuni colleghi mi hanno già contattato e mi hanno detto, ma forse noi non siamo obbligati a dotarci di un protocollo di sicurezza, forse stai esagerando, non serve. Ecco, allora premetto alla trattazione un po' del protocollo qualche norma, qualche richiamo normativo, forse noioso, ma utile. Allora, intanto, se andiamo a vedere il testo unico di salute e sicurezza, che è la legge 81, decreto legislativo 81 del 2008, all'articolo 268 si descrivono gli agenti biologici. Il Covid-19 è stato definito agente biologico del gruppo 4, il peggiore. Cioè un agente biologico che può provocare, lo sto leggendo, quindi se non vedete l'occhio nella telecamera è perché ho qualche appunto per riferirvi in maniera esatta, è un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani, costituisce un serio rischio per i lavoratori, può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità, non sono disponibili di norma efficaci misure profilattiche e terapeutiche. Ora, il primo provvedimento che si occupa di disciplinare un attimo la situazione in presenza del Covid è il famoso DPCM dell'8 marzo. All'articolo 1, infatti, detta delle misure igienico-sanitarie che ormai abbiamo imparato quasi tutti a memoria, quelle che servono per cercare di contenere quanto più possibile il rischio, e perché chiaramente, essendo un problema di salute pubblica in rapida evoluzione, era opportuno dettare delle prime norme. E già nel decreto dell'8 marzo ci sono alcune raccomandazioni per le attività professionali che si riferiscono a queste misure igienico-sanitarie. Poi esiste un protocollo del 14 marzo del Ministero e delle parti sociali che disciplina la sicurezza nei luoghi di lavoro, che si riferisce anche alle attività professionali.
Ovviamente mi riferisco in questo caso agli studi che occupano personale dipendente e quindi non agli studi dove il professionista lavora da solo o con altri professionisti senza dipendenti. Però poiché riceviamo persone, credo che sia comunque opportuno tener fede e tenere presenti queste disposizioni normative. La circolare del Ministero della Salute del 20 marzo, poi del 20 marzo 2020, dichiara apertamente che la sicurezza nei luoghi di lavoro è accessibile al pubblico e menziona espressamente le attività professionali, è determinante e la responsabilità di tutela contro il rischio biologico viene messa in capo al datore di lavoro, alias titolare dello studio. In questa circolare del Ministero della Salute, che poi magari accenneremo, ma che vi invito ad andare a vedere, è del 20 marzo 2020, ci sono indicate tutta una serie di misure da adottare, suggerimenti da adottare, si applica anche agli studi professionali. Il DPCM del 22 marzo, quello che ha prorogato la quarantena fino al 3 di aprile, poi contiene degli elenchi, coi famosi codici Ateco, in base ai quali il codice Ateco 69-10-10, che è quello della nostra attività, rientra appunto tra le attività legali e contabili che, a dire il vero, tranne una primissima fase, non sono mai state chiuse, anche se tutta la disciplina normativa spingeva fortemente, con riferimento alle attività professionali, alla chiusura degli uffici, perché incentivava il lavoro a distanza, incentivava la messa in ferie, in congedo o in cassa integrazione del personale dipendente, quindi chiaramente c'era un disfavore normativo abbastanza evidente, anche se non un divieto, a tenere aperti gli studi. Normalmente in questo periodo siamo noi titolari di studio che siamo andati più o meno spesso, io devo dire abbastanza raramente perché mi sono organizzata e ricevo i clienti con le stanze virtuali di Teams senza nessun problema dalla mia abitazione e quindi chiaramente abbiamo sentito con poca emergenza, con poca urgenza la necessità di guardare a queste norme. Ma il DPCM poi del 10 aprile, quello tuttora in vigore che ha portato fino al 3 di maggio la chiusura e le restrizioni personali, ha ribadito nuovamente all'articolo 1, punto Z lettera II, perché abbiamo anche in questa decretazione di urgenza delle tecniche normative piuttosto discutibili, le raccomandazioni per le attività professionali. Ora, questi provvedimenti specificatamente prevedono che sia attuato il massimo utilizzo del lavoro a distanza, il lavoro agile, per tutte le attività che possono essere svolte a domicilio, e qui non distingue fra prestatori di lavoro, collaboratori o titolari, proprio in generale con riferimento agli studi, quindi credo che fosse rivolta sicuramente anche a noi questa prescrizione, a noi titolari, che siano incentivate ferie e congedi, questo ve l'ho già detto. Al punto C di questo articolo prevede espressamente che siano assunti dei protocolli sicurezza anticontagio e laddove non fosse possibile rispettare le distanze interpersonali di un metro come principale misura di contenimento, distanza di un metro che recentemente abbiamo sentito tutti è stata elevata, c'è chi parla di un metro e mezzo, chi parla di un metro ottanta, chi addirittura parla di due metri in questi ultimi, diciamo, un paio di settimane, con adozione di tutti gli strumenti di protezione individuale. E dice, lettera D, uno dei punti più controversi, soprattutto con riferimento all'applicazione a noi studi, siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali. Ora, premetto subito, poi andiamo a vedere il protocollo, che la sanificazione è un procedimento particolare, disciplinato espressamente dal secondo decreto, il Bersani bis del 2006,
esattamente del 2007, 31 gennaio 2007, può essere fatta solamente da personale specializzato perché vengono utilizzati dei detergenti chimici particolari che necessitano di essere smaltiti con le modalità di legge. Quindi quando parliamo di sanificazione non parliamo della pulizia, quella normalmente che viene fatta e che facciamo e che può essere fatta anche con molta cura, ma non è una sanificazione. Alcuni ritengono che questo procedimento di sanificazione sia non relativo alle attività professionali, ma solamente alle attività commerciali e alle imprese, ma come vi ho detto, le norme che ho richiamato ne parlano espressamente anche avendo nel titolo del regolamento o nella rubrica dell'articolo le attività professionali. Quindi credo che sia un po' difficile sostenere che anche alle attività professionali queste misure non si debbano applicare. Il protocollo approvato oggi, che è la versione aggiornata del regolamento adottato fra il Ministero e le parti sociali il 14 marzo, è praticamente una versione più approfondita e sono lieta di vedere che nelle anticipazioni di stampa, perché il testo definitivo ancora non è presente, è stato firmato questa mattina, contiene moltissime previsioni che già sono contenute nella bozza di regolamento che io mi ero sforzata di cercare di approntare guardando un po' questi materiali e introduce anche delle sanzioni. In particolare introduce come sanzione la sospensione dell'attività come conseguenza della mancata adozione, della mancata applicazione del protocollo sicurezza all'interno dello studio. Qualcuno ancora sostiene, e qui sarebbe forse opportuno che i nostri rappresentanti chiedessero dei chiarimenti formali, che alcune di queste previsioni, tra cui la sanificazione, dovrebbero ritenersi limitate agli studi che occupano personale dipendente, proprio perché la normativa è relativa, o ritengono che sia prevalentemente relativa, allo studio professionale visto come luogo di lavoro. Quindi, qualora non si occupassero dipendenti, certe norme non dovrebbero, secondo costoro, essere applicate. Ora, io ricordo che al di là della responsabilità come datore di lavoro, vi ho già citato prima la responsabilità per la tutela contro gli agenti biologici e comunque la responsabilità che abbiamo anche nell'aprire i nostri studi ai collaboratori, ma soprattutto anche ai clienti che dovessero appunto frequentare lo studio per appuntamenti. Quindi personalmente, insomma, penso che dovremmo riflettere molto sulle modalità di apertura, sulla opportunità di aprire e sulle modalità da seguire in caso di apertura. Tenete però conto che l'articolo 64 del decreto legge del 17 marzo, quello noto come Cura Italia, ha previsto un credito d'imposta anche notevole, perché arriva fino a un massimo di 20.000 euro, per, come credito d'imposta per le spese di sanificazione che vengano sostenute, per bonificare l'ambiente di lavoro. In ogni caso, tutte queste norme prevedono una sanificazione periodica. Cosa si intenda per periodico ancora non è chiarito. Forse lo chiarirà questo regolamento approvato oggi. Di certo è che questo regolamento approvato oggi, che si collegherà direttamente con il provvedimento normativo che sarà varato in giornata o domani e che detterà le misure per la cosiddetta fase 2, prevede la nascita di un nuovo ente, di un nuovo soggetto che viene definito esattamente Comitato Territoriale di Controllo, come composto ancora non lo so, perché ripeto il testo non è previsto, non è disponibile, che dovrà verificare l'adozione e l'applicazione delle misure di sicurezza all'interno anche delle attività professionali, per quanto si è capito.
Quindi si tratta di una normativa che non è il caso non è il caso di sottovalutare. Allora, venendo al nostro protocollo, diciamo che io l'ho redatto tenendo presente appunto l'esigenza di tutelarci da responsabilità nei confronti dei terzi. Oltre che ovviamente badare anche alla nostra salute, perché credo che nessuno di noi abbia o meno superato i 60 anni come me e come Domenico, sia molto interessato a preservare la sua salute, oltre che quella dei collaboratori, dei dipendenti e dei clienti. Quindi, badando a norme come dire, di buon senso, oltre che a quelle disposizioni ecco, scendo la pagina, oltre a quelle disposizioni che sono state messe nei provvedimenti normativi che vi indicavo prima, quelle indicazioni igienico-sanitarie, ecco, l'ho elaborato anche guardando quello che alcune altre professioni hanno già fatto. A livello centrale, faccio un esempio soltanto, gli psicologi, per esempio, gli psicologi hanno già pubblicato sui loro siti, anche del loro ordine nazionale, delle linee guida e delle indicazioni precise per i loro studi, che è quello che io ho cercato di fare, soprattutto perché mi rendo conto che ci sono tanti giovani e anche tanti colleghi che non sono molto usi a questo tipo di regolamentazioni, anche se purtroppo ormai il nostro Stato ce ne sottopone quotidianamente, e quindi poteva essere molto, molto utile o comunque opportuno avere un canovaccio sul quale lavorare e questo dovrà essere poi rivisto con questo regolamento di oggi, ma credo che non, da quello che ho capito non sarà tanto diverso. Innanzitutto deve essere conosciuto e approvato da chi frequenta lo studio, mi riferisco in questo momento ai dipendenti e collaboratori, perché tra i doveri che vengono posti a carico delle imprese e degli studi professionali, con riferimento ai dipendenti, ma lato senso ai frequentatori dello studio, c'è anche quello di rendere noto e un obbligo informativo molto puntuale. Si parla addirittura per le imprese di corsi di formazione per il personale, ma credo e spero che questi a noi non li applichino, ma non si sa mai. Non si sa mai perché probabilmente si svilupperà un sano business anche su questo, ma come già è successo per i corsi sanitari e tantissime altre cose. Quindi la prima cosa fondamentale è quella di indicare lo studio, la data, quando è stato adottato questo protocollo e che questo protocollo è stato visionato e accettato da chi frequenta lo studio, quindi i collaboratori, i dipendenti che si impegnano a rispettarlo, a seguirne le previsioni. Questo mi sembra abbastanza logico. Poi lo studio, il titolare dello studio, perché la normativa questo prevede, deve procurarsi e mettere a disposizione dei frequentatori dello studio, in questo momento mi sto riferendo a dipendenti e collaboratori, non ai clienti, ne parleremo dopo, tutto il materiale di protezione individuale necessario. Questo materiale di protezione individuale non è necessario soltanto se riceviamo clienti, è necessario anche se nello studio c'è qualcuno in più di uno. Cioè, è chiaro che se io vado al mio studio e ci sono da sola, ci entro solo io, non viene nessuno e quindi gironzolo liberamente per le stanze da sola, non ho necessità di indossare la mascherina, forse non ho neanche necessità di indossare i guanti perché tanto le mani sono le mie e quindi non posso danneggiare nessun altro toccando a destra e a manca, ma se anche soltanto c'è una mia collaboratrice o la segretaria, che presumo sarà l'ultima persona che farò entrare in studio, visto questi obblighi sui datori di lavoro, ecco, i mezzi di protezione individuale servono e sono assolutamente necessari. Quindi bisogna procurarseli. Fortunatamente oggi si trovano un po' ovunque, indipendentemente da quelli che vengono distribuiti. I mezzi sul web, Amazon e altri sono canali ormai che noi tutti conosciamo e pratichiamo, dove si trova ovviamente di tutto. Anche le sovrascarpe che io ho indicato qui perché alcuni le suggeriscono come necessarie, pensando che il virus possa appunto posarsi anche sul pavimento o essere al di fuori dello studio.
E a questo punto dovrà esserci un soggetto nello studio che sarà depositario di questi oggetti e che si dovrà fare carico di farne la distribuzione a seconda di come si decide di effettuarla. Gel igienizzante e tutto quanto necessario. I dipendenti e i collaboratori dello studio devono seguire, ma anche il titolare, poi lo do per scontato, è chiaro che siccome il titolare dovrebbe essere colui che scrive il protocollo, è evidente che se dette delle norme sarà anche il primo che le applica, ma sono rivolte ai dipendenti e ai collaboratori perché le scrive il titolare, ma non è esentato certamente. Quindi ci sono delle norme rigide per l'ingresso nello studio e la permanenza nello studio. Quindi, innanzitutto, chiunque vada nello studio, vedremo poi che dovrà essere richiesto anche ai clienti, dovrà verificare autonomamente a casa sua se ha la febbre o meno per astenersi dal recarsi allo studio. Tenete presente che alcuni dicono che noi potremmo anche verificare direttamente o con un termoscanner che però costa un patrimonio, quindi non lo suggerirei, ma se verificassimo personalmente, così come se malauguratamente dovesse accadere che durante il periodo di permanenza in studio qualcuno viene colto da sintomi, eccetera, eccetera, ci sarebbero tutta una serie di altre problematiche inerenti alla privacy, perché a questo punto noi andremmo anche a trattare, tra virgolette, il dato personale relativo alla salute del dipendente, del collaboratore o del cliente o del titolare che in quel momento dovesse avere i sintomi e necessitare di un intervento mentre è nello studio. Quindi molto meglio se ce la verifichiamo a casa, la temperatura, e naturalmente ci presentiamo sotto la nostra responsabilità allo studio dicendo che abbiamo verificato, non abbiamo sintomi. Così come è stato appunto indicato qui nella norma numero 2 del protocollo. I collaboratori e i dipendenti e il titolare, prima di accedere, dovranno essere muniti di mascherina pulita, perché chiaramente se io ho utilizzato una mascherina all'esterno la devo gettare prima di entrare nello studio, perché se ha raccolto microbi e agenti virali all'esterno non è il caso che venga portata all'interno. C'è un provvedimento in questo momento, non ricordo gli estremi, ma c'è, che prevede che gli strumenti di protezione individuale utilizzati privatamente, quindi in uno studio, nell'abitazione, così come se usi i guanti e la mascherina per ritirare un pacco a casa tua e poi li vuoi buttare, possono essere messi nella raccolta indifferenziata, non costituiscono rifiuti speciali. Quindi può essere sufficiente apporre all'ingresso dello studio sul pianerottolo vicino alla porta un contenitore della raccolta indifferenziata, dove potranno essere buttati guanti e mascherine di chi arriva e poi quelli che vengono utilizzati all'interno prima di uscire. Chiaramente chi entra dovrà essere dotato di una mascherina, di guanti nuovi e, se si vuole, di sovrascarpe. Chiaramente a questo punto entreranno e saranno muniti di questi presidi. Per essere certi che ci sia un afflusso controllato, bisogna invitare i clienti a recarsi allo studio solo dopo aver verificato la temperatura, dire loro che potranno accedere uno alla volta, salvo che non ci siano delle esigenze particolari. Ad esempio, non so, devo trattare una separazione consensuale, allora è chiaro che sono due, però devo avere cura di riceverli con modalità ancora più complesse, perché naturalmente dovrò tenere le distanze, almeno all'interno dello studio, tra loro due, oltre che tra loro due e il personale o il professionista. Sarà bene, se possibile, via mail, fornire copia del protocollo ai clienti, perché possano anche essere edotti del fatto che lo studio si è dotato di un protocollo di sicurezza e quali sono le norme da seguire prima di arrivare, arrivando e nel periodo di permanenza all'interno. Qualcuno pensa che sia troppo, io invece credo che sia
utile ai fini di un'eventuale futura responsabilità, anche se credo che sia un po' difficile da configurare, però non si sa mai, e utile anche possibilmente come strumento per la competitività dello studio. Mi spiego meglio. La salute è un bene caro a tutti, molto caro a tutti, e quindi vedere che il tuo avvocato si è preoccupato di adottare un protocollo di sicurezza, magari molto rigoroso oppure molto minuzioso, forse lo si ritiene anche sovrabbondante, ma comunque dettato dall'esigenza di garantire il più possibile tutti coloro che frequentano lo studio, quindi cliente compreso, non solo dà l'idea di un professionista comunque attento, preciso, puntuale, che cura la clientela, ma anche moderno, tra virgolette, cioè che non rifiuta di adattare la sua organizzazione a quelle che sono purtroppo delle esigenze che via via si manifestano. Quindi può essere anche uno strumento per acquisire un vantaggio competitivo. Poi, scusate, ma qua è un po' piccoletto, io sono senza occhiali, ecco, bisogna appunto fissare degli appuntamenti perché questo può aiutarci a evitare l'affollamento all'interno dello studio. Le persone devono mantenere la distanza, che sia un metro, che lo elevino col provvedimento prossimo a 1,5 a 1,80, ancora peggio. È chiaro che occorre avere poche persone nella sala d'attesa possibilmente ben distanziate, quindi sarà opportuno che gli appuntamenti vengano fissati con una rigida scansione temporale che consenta di avere massimo 2 persone all'interno della sala riunioni, questo anche se nello studio eventualmente ci sono più professionisti. Personalmente suggerisco di usare la sala riunioni, di non far accedere i clienti nelle nostre stanze personali se questo è possibile, perché più ambienti dello studio manteniamo esenti da contatti esterni e meglio è, questo ovviamente per noi. Meno spese faremo di sanificazione perché ci si concentrerà maggiormente sanificazione e pulizia sui locali di uso comune o di maggiore frequentazione. E comunque quando saremo all'interno della nostra stanza, se ci accediamo solo noi, potremo ritenerci, tra virgolette, più sicuri, più tranquilli. Quindi probabilmente ecco, l'accesso limitato di persone ha anche quest'altra funzione. Se arrivano persone all'ingresso che non sono attese o che comunque devono fare, consegnare la carta per la fotocopiatrice, i boccioni d'acqua per il distributore dell'acqua da bere o altro, è opportuno che non entrino, che scarichino il materiale direttamente dal pianerottolo e si trattengano al di fuori dello studio. Questo per limitare al massimo ovviamente gli accessi all'interno. Il personale dovrà indossare la mascherina, quindi nell'accogliere le persone dovrà indossare la mascherina e mantenersi alla distanza di sicurezza. Qualcuno suggerisce, qui non ne ho parlato nel protocollo, l'utilizzo anche nei nostri studi degli schermi di plexiglass, i famosi schermi trasparenti, che possono essere molto utili. Io personalmente ci sto facendo un pensiero, anche se credo che manterrò il lavoro domestico, telelavoro da casa ancora per un bel pochino, potendo, per la scrivania o il bancone della reception e anche per il tavolo riunioni nel mezzo del tavolo riunioni, perché a meno che uno non abbia un tavolo riunioni spaziale come dimensioni, ecco, anche se ci fosse un metro, se il tavolo fosse largo un metro o anche 1,10 m, è chiaro che le persone sedute una di fronte all'altra comunque sono molto vicine. Per cui uno schermo in plexiglass nel mezzo del tavolo da riunioni può essere un elemento di sicurezza per noi, per i clienti e per i collaboratori che assistono eventualmente ai colloqui con il cliente. Punto 3. Questi li abbiamo già visti, questi li abbiamo già visti, passiamo alla pagina successiva, poi chiaramente se avete qualche domanda, ben volentieri.
Ecco, qui ho già anticipato il punto 7, cioè i clienti che devono essere preavvisati all'atto della fissazione dell'appuntamento che ci saranno queste modalità all'ingresso, che dovranno utilizzare la mascherina, dovranno avere i guanti, uno solo per incontro, se si portano degli accompagnatori, gli accompagnatori dovranno attendere al di fuori dello studio. Le distanze di sicurezza all'interno sono fondamentali e sono fondamentali non solo quando si accolgono i clienti, ma anche tra le persone che abitano, tra virgolette, lo studio, quindi titolare, collaboratori e dipendenti. La misura preferibile sarebbe che ciascuna persona vivesse in una stanza, quindi che ogni persona avesse la sua stanza. Qualora questo non fosse possibile, naturalmente bisogna riorganizzare anche lo spazio interno, bisogna anche cercare di rimodulare il luogo di lavoro, le postazioni di lavoro. Tenete conto che una postazione di lavoro è stato calcolato, non da me naturalmente, ma da chi se ne intende, che per consentire un movimento normale, un minimo di operatività, una postazione di lavoro richiede dai 4,5 ai 5 metri quadri. Perché chiaramente non è che uno sta sempre seduto, si alza, fa la fotocopia, deve prendere qualcosa, deve muoversi comunque ogni tanto, non può rimanere ingessato seduto per tutta la giornata. Quindi chiaramente va valutata anche la disposizione interna dello studio e come collocare le persone all'interno, collaboratori soprattutto. Ecco, quindi questo è un punto abbastanza importante. Se una persona è da sola nella stanza può anche evitare di avere la mascherina, se ci sono più persone va assolutamente utilizzata. Nei percorsi, che dovranno comunque essere concepiti in modo tale da evitare incontri ravvicinati, si dovranno utilizzare le mascherine perché assolutamente è necessario farlo. Quindi qua occorre questa distanza di sicurezza. Ecco, l'ho già detto che il ricevimento deve essere fatto per non più di due persone. Al termine dell'appuntamento i clienti potranno gettare la mascherina e i guanti sempre nel contenitore all'ingresso. Ovunque all'interno dello studio, adesso non ricordo a che punto del protocollo l'ho inserito, forse alla fine, ecco, o all'inizio nelle premesse, ecco, il protocollo deve essere affisso perché deve essere conosciuto. È meglio affiggerlo nei luoghi di frequentazione comune, oltre che all'ingresso e nella sala d'attesa. Possibilmente vanno affissi anche, se non tutti, alcuni dei principali cartelli che evidenziano quelli che sono gli obblighi igienico-sanitari a cui siamo tenuti, lavarsi le mani, stare a distanza e tutte le altre norme di igiene che avete visto. Deve anche essere posizionato nei vari punti dello studio più accessibili e sulle scrivanie un detergente di questi a base alcolico, a base di cloro, un gel igienizzante che possa essere utilizzato da chiunque ne abbia bisogno per lavarsi frequentemente le mani, disinfettarsi frequentemente le mani. La pulizia giornaliera va fatta almeno due volte, mattina e sera, e possibilmente almeno su alcuni punti anche più di frequente, con appositi detergenti approvati idonei. Per pulizia non si intende che dovete buttare all'aria tutto lo studio, naturalmente. Può bastare passare un moccio con un detersivo a base di cloro o di alcol, un detergente, può bastare con degli spray che sono diffusissimi in commercio, igienizzanti, o con delle salviette igienizzanti, passare le maniglie delle porte, soprattutto la porta d'ingresso, la campanelliera, le porte interne, passare sulle scrivanie, le tastiere, gli schermi, i materiali che vengono usati e toccati più di frequente, soprattutto le scrivanie, direi. Ci sono anche degli spray in commercio che non danneggiano tessuti e pelle, li ho sperimentati, possono essere tranquillamente usati, alcuni di questi non hanno nemmeno bisogno di essere strofinati col panno oppure risciacquati, basta spruzzarli, che disinfettano i tessuti e anche la pelle, quindi si possono usare tranquillamente sui divani, sulle poltrone della sala d'attesa, sulle sedie della sala riunioni, quindi ovunque possa esserci state
persone. Un punto voglio toccare alla fine, perché altrimenti parliamo troppo, è quello del bagno. Del bagno. Questo è un punto molto delicato, perché già i bagni dovrebbero avere dei dispositivi di sicurezza che sono stati approvati qualche secolo fa e che tutti dovremmo avere. Oltre alla famosa cassetta del pronto soccorso, dovremmo avere i distributori del sapone che non si toccano con le mani, quindi o a cellula o azionabili col piede. Dovremmo avere gli asciugamani nel contenitore a parete dove si possono sfilare senza toccare tutto il resto, si sfila solo quello che serve. Analogamente per la carta igienica. Molti non sono dotati neppure di questi, però in un momento così delicato, ecco, forse sarebbe il caso di farci un pensiero. Così come, francamente, è il caso di fare un pensiero se far utilizzare o meno il bagno, perché chiaramente la disinfezione, la pulizia del bagno, se volesse essere accurata, richiederebbe che il bagno venisse pulito dopo che ciascuno è entrato, a maggior ragione con questa emergenza coronavirus. Quindi, se io posso e desidero e faccio la pulizia quando il bagno lo uso io, però diciamo che non è possibile avere persone che ti facciano la pulizia del bagno se, ogni volta che ci entra eventualmente un cliente. Quindi anche questo è un aspetto da valutare, se far usare o meno, e se lo si fa usare deve essere però assolutamente perfetto dal punto di vista delle dotazioni e della pulizia. Ecco, io per il momento mi fermerei qui, poi vediamo se avete qualcosa in particolare da chiedere. Michelina, ti ringrazio, sei stata puntuale, precisa, mi hai convinto. Io resto a casa, non vado da nessuna parte. Tesoro, c'è da pensarci. È veramente incredibile. No, ma il problema, hai detto bene, c'è il principio della sanificazione dello studio, che dovrebbe essere fatto la mattina, la sera, due volte al giorno, che diventa una cosa paurosa. La sanificazione è periodica, quella fatta dalle ditte specializzate. La pulizia, sì, due volte al giorno almeno, areando anche i locali, quindi aprendo le finestre. E vi dirò di più, sui regolamenti c'è anche scritto che devi aprire preferibilmente le finestre che non danno sulla strada, se hai finestre che danno su cortili interni perché c'è un'aria meno viziata. Cioè, ci sono varie prescrizioni, perché l'aria deve circolare e i pavimenti e gli oggetti devono essere puliti. Invece uno dei problemi che c'è è quello andando fuori negli uffici giudiziari. Questo certamente. Ecco, posso accennare una cosa sola che si ricollega con quello che dicevi tu in apertura. Gli uffici giudiziari dovrebbero, e se lo hanno fatto, però lo hanno pubblicizzato in pochi, adottare anche loro dei protocolli di sicurezza. Io ho avuto occasione di vedere qualche giorno fa, perché è uscito il giorno 16 aprile, quindi proprio abbastanza fresco, vi consiglio, se lo trovate, di guardarlo perché è fatto molto bene, il protocollo di sicurezza del Tribunale di Milano, che dà delle disposizioni ben precise per l'utilizzo dei locali, per la sanificazione, per i detergenti che devono essere apposti, eccetera. Certo, tutto è migliorabile, però anche su questo sarebbe bene che gli uffici giudiziari italiani si dotassero di norme di sicurezza il più possibile omogenee, che venisse fatto un protocollo o a livello centrale, magari con qualche addendum locale, perché ciascun palazzo ha le sue caratteristiche, quindi ci possono essere cose che vanno aggiunte a seconda della realtà locale, però delle misure di base da rendere note agli operatori direi che sarebbe essenziale. Personalmente non credo che riapriremo le danze l'11 di maggio, il 12 di maggio, ho questa sensazione. Però comunque, se non ora quando, ma il protocollo di sicurezza dovrà esserci. Già abbiamo edifici giudiziari che sono carenti di sicurezza sotto tutti i profili, mancano i responsabili della sicurezza, qualcuno dice perché non scelti, qualcun altro dice perché non pagati. Ecco, io credo che sarebbe doveroso che noi avvocati ci impegnassimo anche su questo fronte, perché è per la sicurezza anche nostra, ma soprattutto dei clienti e degli utenti, che devono essere salvaguardati nella frequentazione di questi ambienti. Una soluzione ottima potrebbe essere l'applicazione che sta arrivando, Immuni. Io farò un evento adesso, nella prossima settimana, su questo argomento, perché quella potrebbe essere una soluzione
per capire un attimino anche con chi hai a che fare quando qualcuno viene allo studio, perché certamente nessuno verrà allo studio e ti dirà c'ho la febbre, ho avuto la febbre oppure sono un portatore sano. Questa è una È delle una delle problematiche. ragioni perché io faccio i colloqui in Microsoft Teams con le stanze virtuali di questa piattaforma o di altre. Si fanno colloqui molto tranquillamente, si può parlare anche in più persone perché consente il collegamento anche di molte persone contemporaneamente, quindi lo si fa con i colleghi, lo si fa con i clienti, lo si può fare con le controparti, è molto agile. Ci consente di non rischiare nulla e di fare i colloqui comodamente anche da casa. Senti, Maria Stella ti fa una domanda. Ho uno studio piccolo, uso Promiscuo, la sanificazione è possibile farla con la classica pulizia di varichina e alcol? Ecco, io sì, aspetta, io credo che si possa, però bisognerebbe, a mio avviso, chiedere dei chiarimenti precisi su questo. Che si possano fare delle distinzioni, si possa fare una distinzione tra chi occupa personale dipendente, per cui queste norme sicuramente vanno applicate. Tenete conto che la normativa d'emergenza, cioè quella di cui stiamo parlando, siccome è una normativa speciale, si sovrappone e sostituisce le altre norme in materia di sicurezza del lavoro, quindi prevale questa che prevede la sanificazione. Se hai dei dipendenti, secondo me è indispensabile farla. Periodicamente, cosa si intenda per periodicamente? Non lo so, però non so, dovendo riaprire lo studio oggi, dopo 2 mesi che io non vado, sicuramente questo sarebbe un momento per farla. Ecco, se invece è un utilizzo senza personale dipendente, probabilmente. Però non ne ho la certezza, si potrebbe anche evitare di farla. Ecco, non so cosa intenda la collega per uso promiscuo, però la differenza secondo me è sui dipendenti. Certo è che se un domani qualcuno dovesse cercare di sostenere che si è contagiato nel tuo studio o nel mio studio, il fatto di poter dimostrare che hai usato tutte le protezioni possibili, che ti sei uniformato a tutta la normativa, che addirittura hai fatto anche la sanificazione, che te la ripagano in beneficio d'imposta, e credetemi, da quello che mi è stato detto, non costa tantissimo, ringraziando il cielo, forse potrebbe aiutare da un punto di vista di responsabilità. Però, mentre per chi ha dipendenti la riterrei doverosa, per chi non li ha qualche dubbio, lo lascio qualche dubbio. C'è qualcuno che sta chiedendo la parola, però siccome siamo in troppi, siamo più di 400 sulla piattaforma, non attivo la possibilità. Se qualcuno vuol fare la domanda, potrebbe farlo nella chat e rispondiamo nella chat ancora per qualche minuto, altrimenti ho visto che ci sono molti colleghi che stanno ringraziando naturalmente la nostra bravissima relatrice. Il video che abbiamo fatto oggi lo lasciamo a disposizione sulla piattaforma perché è registrato, per chi ha voglia di rivederlo. Saranno in pochi che avranno voglia di rivederlo, perché a parte Però, insomma, qualche riferimento normativo può far comodo. certo, il problema è che crea un'altra ansia oltre a quella di non poter uscire, non poter andare in vacanza, non poter andare allo studio. E i problemi sono molti e saranno ancora molti, purtroppo, da quello che riusciamo a capire. Vorrei sapere con i clienti, ha detto la collega che tu usi Teams della Microsoft, no? C'è Sì. una collega che vuol sapere, sì. Ma ce ne sono diverse di piattaforma da utilizzare, quindi non c'è. Ce ne sono tante, Anche Skype. molte piattaforme, quasi tutte, ti consentono di aprire la tua stanza virtuale e poi di mandare a chi vuoi l'indirizzo link al quale la persona si può collegare cliccando all'ora che hai determinato ed entra direttamente nella chat. Quindi non è difficile, è come abbiamo fatto ora, ricevi un invito con un link, una mail con un link. Lo clicchi e entri all'ora prevista nella chat. E c'è la possibilità anche di vedere documenti, perché c'è la possibilità di caricare documenti che vengono visti così come noi abbiamo visto. Non so se lo vedevano anche i colleghi, ma così come io ho visto sullo schermo scorrere il regolamento, il protocollo, c'è la possibilità in queste chat di pubblicare documenti visibili da chi sta partecipando
alla chat, quindi oltre a parlare ci si può anche confrontare su testi, per cui sono molto comode, veramente molto comode e sicure, soprattutto assolutamente sicure. C'è Giuseppe che domanda, dice: nello studio siamo in 11, tutti dobbiamo avere la mascherina. La risposta è così, se certo. Se avete 11 stanze, state tutti dentro chiusi nella vostra stanza e non ne uscite, quando siete nella stanza potete anche toglierla. Però io direi che va usata, assolutamente va usata. Angelo fa una domanda molto opportuna: se dovesse sentire male un cliente, cosa bisogna fare? Centro di giorno. Allora, guardate, bisognerebbe parlarne per un'altra ora, perché la procedura è molto complicata, è veramente molto, molto complicata e complessa. Nelle norme che vi ho citato c'è anche la descrizione di che cosa fare. Adesso non riesco a trovare in questo momento il riferimento preciso del provvedimento che la prevede. Ecco qua, per esempio, ho trovato adesso, scusate, ma... qui avevo preso degli appunti dove appunto in teoria, però questo è uno scritto che ho trovato per le aziende, ma in tutta la normativa che vi ho citato le aziende, le imprese sono messe sempre all'interno di norme nelle quali sono citati anche gli studi professionali, quindi dove dovrebbe essere prevista una procedura apposita per gestire un dipendente, un collaboratore o un visitatore rilevatosi sintomatico in ambito lavorativo, con il problema che vi ho già citato del trattamento dei dati sensibili, che a quel punto chiaramente occorrerebbe attuare un piano che preveda le modalità, cioè chi devi chiamare, come, ma il problema serio non è tanto il fatto di chiamare la guardia medica piuttosto che, il problema serio è dopo, perché naturalmente se si è manifestato il sintomo del Covid all'interno dello studio, è dopo, ragazzi, la sanificazione è il minimo, perché occorre fare tutta una serie di pulizie, di verifiche e di procedure, buttare via una marea di cose. Ecco, se Domenico vorrà, magari ci dedicherò un po' di tempo e metterò giù un qualche appunto, magari se hai possibilità di pubblicare degli scritti. Più in là, casomai. O più in là, se volete, però ecco, il problema serio è quello, perché è chiaro che va chiamata immediatamente l'autorità sanitaria. Ecco, però, se guardate nel protocollo del Tribunale di Milano, se non ricordo male, lo affronta questo problema, cioè di che fare se all'interno del tribunale qualcuno manifesta i sintomi. Più o meno, trasportato in piccolo, sono più o meno le stesse cose, ecco, più o meno. Rita domanda se è necessario una particolare mascherina oppure no, non so se hai fatto qualche approfondimento, lo so che non sei un medico. No, guarda, quindi mascherine ne stanno parlando di tutti i tipi. Allora, le mascherine cosiddette chirurgiche, quelle normalmente verdi, ma anche bianche, insomma, quelle che hanno le righine davanti e si applica, sembrano fatte di carta doppia e hanno il metallo qui sul naso, eccetera, le mascherine chirurgiche, dicono tutti che non sono protettive al 100%, però vedo che sei proprio ben attrezzato, io le ho ma di là, ho anche una PP3 che non so come me la sono capitata, ma ce l'ho, FPP3, però per l'utilizzo normale, quindi per camminare per strada, per stare nello studio, eccetera, le hanno sdoganate, quindi bastano le mascherine chirurgiche. Dubbio personale, però voglio dire, bastano perché non ci sono le altre, cioè questo credo che dovrebbe essere chiaro. Ecco, come quando all'inizio ci hanno detto non servono, e non servono perché non c'erano, ma chiaramente la mascherina chirurgica non è il massimo della protezione. Se tutti le usassero, però, sicuramente il problema sarebbe molto minore di quello che abbiamo oggi. C'è un'altra domanda carina, Giuseppe dice: avendo il termometro, se qualcuno entra io posso provare, posso fare, misurarla? Se se la misura da solo, e se il risultato lo sa da solo, il problema non si pone. Il problema è che se io do, a parte come igienizzare il termometro quando lo dai a una persona e poi glielo togli e poi lo devi riprovare a un altro, auguri.
ma perché ci vorrebbero quelle apparecchiature a ozono che, come quelle che usano dalle, scusate, dalle parrucchiere, scusa Domenico, dalle parrucchiere, per i capelli intendo, che, o dalle manicure, dove mettono tutti i ferri in queste scatolette ad ozono che le sanificano perfettamente. Anzi, c'è qualcuno che sostiene ci sono delle macchine che fanno circolare ozono, che sono ottime per la disinfestazione, per disinfettare gli ambienti. Ah, ecco, attenti anche ai condizionatori, mi ero dimenticata. Però se la persona se la prova da solo la febbre, conosce da solo il risultato, ma se la persona ti deve dire guardi avvocato c'ho 38, ecco, questo è un dato sensibile. Quindi bisognerebbe cambiare, intanto bisogna cambiare il modulo della valutazione dei rischi, bisognerebbe cambiarlo comunque. Poi bisognerebbe cambiare l'informativa privacy, perché bisognerebbe comunque prevedere che, vista l'emergenza coronavirus, io posso raccogliere anche dei dati sensibili sotto il profilo della temperatura, eccetera, eccetera. Cioè è tutto un problema in più. Nessuno lo vieta, però ci sono collegati una serie di problemi. Ecco, avevo dimenticato, scusa Domenico, ma è fondamentale. Vai. I condizionatori, di condizionamento, che nel protocollo c'è, è fondamentale, perché i virus si diffondono moltissimo con gli impianti di condizionamento. Se è un impianto, la cosa è bella complicata, anche perché va fatta una pulizia da parte di un'agenzia specializzata, eccetera. Se è un condizionatore singolo, bisogna cambiare il filtro e pulire molto bene tutti i giorni le bocchette da cui esce l'aria, perché altrimenti è un ottimo strumento per la propagazione dei virus. Massimiliano domanda, le norme che hai citato all'inizio valgono a livello nazionale, possono essere integrate a livello regionale? Sarebbe un altro bel macello. No, posso, caro Domenico, siccome noi non ci risparmiamo nulla, possono. Nel senso che la normativa nazionale, che questa di emergenza, che in questo momento chiaramente si sovrappone alle altre, è la normativa di base. Poi è previsto in tutti questi regolamenti che vi ho citato, che naturalmente bisogna avere cura di verificare che per motivi particolari non ci siano normative regionali o comunali, che quindi neanche una sola, due, che possono integrare o modificare, rendendola magari più pesante la disciplina. Ecco, il problema è che in quest'ultimo regolamento c'è la sanzione della chiusura dell'attività. Quindi vanno guardati questi aspetti, purtroppo. Un'altra domanda te la faccio io. Visto che c'è l'obbligo di non muoversi al di fuori della regione, un avvocato si può spostare da una parte all'altra, punto interrogativo, con l'autocertificazione? Lo sai che è una domanda che mi hanno fatto alcuni. Guarda, io ti dico la verità, a me per il momento non è capitato, però ho sentito, noi possiamo svolgere la nostra attività perché non siamo stati bloccati. Personalmente osservo che se nessuno avesse protestato per aprire gli studi, che in realtà sono chiusi e che in realtà, come abbiamo visto da queste norme, forse anche meglio che ci restino ancora un po' per via di tutte queste problematiche, forse avremmo avuto anche degli aiuti dal punto di vista dei canoni di locazione. Comunque, gli studi sono aperti, sono vuoti, ma ci sono. L'attività non è preclusa, anche se per il momento abbiamo solo quella urgente. È chiaro che se io devo fare un'udienza, che ne so, a Milano, speriamo di no, magari prendiamo un posto meno critico, comunque alcuni colleghi mi hanno detto di avere fatto preventivamente una richiesta all'autorità di pubblica sicurezza per segnalare che si spostavano il giorno tale che dovevano andare a Milano, Bergamo, Brescia, Torino, Napoli, dovunque dovessero andare, perché c'era un'udienza urgente il giorno X all'ora X che richiedeva la loro personale presenza. E quello è stata ritenuta una urgenza indifferibile di lavoro. So di un collega che è stato multato perché era andato allo studio fuori orario, la sera, a prendere il fascicolo. Lui ha giustificato il fatto
eccetera, però hanno fatto comunque il verbale dicendo che poteva andarci nell'orario di studio. Andarci alle 11 di sera nello studio a prendere il fascicolo, insomma, non è normale. Ma guarda, io so che alcuni, tipo ad esempio il presidente dell'Ordine di Milano, cito Milano perché ultimamente guardo spesso lì perché le norme sono le più restrittive, allora guardando cosa fanno lì uno capisce anche meglio che qua sei anche, sebbene noi siamo la seconda regione come problematicità del Covid, e ha fatto un appello alle autorità, ha chiesto proprio mandando anche una lettera per chiedere che venga considerato che noi non siamo lavoratori dipendenti, che per noi quindi non c'è un orario di studio. L'orario di studio ce l'ha la mia segretaria che alle 6 prende e se ne va. Io posso andare in studio a lavorare anche alle 3 di notte se sono nottambulo e dormo poco. Quindi quello, purché io queste esigenze ce l'abbia. Vero è che molti guardano con sospetto il fatto che siccome noi col segreto professionale non siamo tenuti né a dire per quale cliente dobbiamo andare allo studio né per quale motivo, qualcuno pensa che ci marciamo sostanzialmente. Ecco, Appunto. questa è la cosa, però sicuramente credo che ci sia la possibilità di avere poi l'annullamento di queste sanzioni perché non hanno un senso, insomma. Bene, io direi, vedo che ancora sono tutti presenti, quindi hanno Mi fa seguito con piacere, si grande vede che. attenzione, perché tra quelli che hanno partecipato nell'aula e più quelli su YouTube. Abbiamo superato le 600 persone, quindi grande riscontro, grande interesse. Vediamo che c'è un'altra domanda, che cosa, se vediamo, riusciamo a capire che cos'è. No, sono i ringraziamenti che ti fanno per la. Grazie a voi. Allora, possiamo chiudere qua il nostro evento di oggi, il nostro salotto aperto. È un sistema abbastanza carino, simpatico. Per discutere su argomenti nostri dell'avvocatura, di attualità o di argomenti giuridici. Naturalmente ringrazio Michelina, sempre disponibile. Con Michelina abbiamo avuto rapporti amichevoli, rapporti di scontro, perché ci siamo anche scontrati su posizioni È capitato tanti anni fa, una tanti anni fa, sono passati quindicina d'anni fa, a di più, sono passati. Milano, 2005. Milano, il congresso di Milano. Forse abbiamo sbagliato tutte e due a scontrarci, però adesso Può parlare essere. è troppo tardi. Grazie a tutti, grazie ancora Michelina. Ci vediamo Grazie a prossimamente. tutti, buona giornata. Colleghi, alla prossima. Chi ha voglia, naturalmente troverà il filmato il video registrato. Arrivederci. Stanno abbandonando l'aula. Devo dire che l'aula, non ho capito perché, ha un massimo che mi è stato concesso di 300. Erano Abbiamo 400 a un certo punto. superato le 400 persone. Non capisco come. Oggi si vede che non c'è molto. Ah, perché oggi è venerdì probabilmente, quindi non c'è molto su internet, non c'è Non è molta. molto usato. Sì, perché il problema Questa è un'aula professionale, è una piattaforma professionale, però comunque alcuni giorni è scoppiata, Più faticosa. è saltata, perché invece oggi, come sempre, sta trasmettendo benissimo, quindi va tutto bene. Grazie ancora Michelina, ciao, un Bene, abbraccio. grazie a te Domenico, alla prossima. Un bacio. Ciao. Ciao.